Gli studenti si trasferiscono in dormitorio, ma io adoro sta cosa! E All Might, che prima era fissato solo con Deku, ma fa pure i complimenti alla madre! Che carino! Che donna! Lo so, sono proprio un figlio stronzo io invece. Sai chi mi ricorda Nana? Per i capelli. Ah, ok. E sono fortissime! All Might se ne va e Deku lascia casa sua. Sore, ora puoi dare le feste! E tutti al dormitorio, costruito a 5 minuti dal liceo. Mo chi fa tardi a lezione prende le mazzate quelle pesanti, eh. Comunque, cioè, davvero, costruito da zero. Veloci. Ok. Il preside è quindi contento perché non solo gli studenti saranno al sicuro, ma potranno anche essere tenuti sott'occhio. Ricordiamo che c'è una spia tra di noi. Discorsone di Aizawa. Che bello vedervi tutti sani e salvi dopo il casino del campeggio. Vale lo stesso per lei, prof. Qualcuno pensava che non sarebbe tornato. Le bollette. Allora, bisogna lavorare per farvi ottenere la licenza provvisoria che siamo a corto di eroi e a corto di un simbolo della pace. Poi, volevo anche fare la spia. Sappiate che abbiamo una cinquina che è andata a salvare Bakugo. Sappiate che se All Might fosse ancora... All Might, vi avrei espulso. E non solo voi cinque, anche tutti gli altri che lo sapevano e sono stati zitti. Grazie, le conseguenze, porco zio, esistono. Vedete di rispettare le regole per riguadagnarvi una fiducia che avete buttato nel cesso. Bakugo guarda Kirishima a casissimo e si porta via Denki Mawaz... Fulmine! Cortocircuito. Così Bakugo può dare, senza farsi vedere dai compagni, dei soldi a Kirishima. Oh, il rimborso per il visore notturno che si è spacchiato, ma che cazzo ne sapevi? Boh. Sorrisetto. Amore! Ed ecco il dormitorio! Una classe, ma porco zio, ecco dove finiscono i soldi delle tasse! Piano terra come area comune, ovviamente Mineta fa il perverso visto che anche la lavanderia tipo è in comune e... Porco zio! Ogni stanza ha aria condizionata, frigo, bagno privato e balcone! Ma mi ci trasferisco io, cazzo! Oggi sistematevi e domani vi spiego tutto. Subito schippa la sera e tutti hanno più o meno sistemato. Vivremo tutti insieme, che bello! E le ragazze propongono a casissimo una gara. A chi ha la camera più bella? Prima camera, Deku, santuario a All Might, ovviamente. Tokoyami, beh, a me piace, anche se sembra una stanza pronta per un sacrificio. Aoyama, è la stanza di Narciso. Mineta, è un adescatore che viene spanculato, ottimo. Ojiro, normale, ok. Gli dà una biblioteca e un negozio di occhiali in camera. Denki, non me l'aspettavo così, honest, ma ok, tranquilla. Koda, anche un coniglietto, amore. Ma fino a mo' sono state viste solo le camere maschili. E infatti spostiamoci anche nelle camere femminili. A me pare giustissimo che è sta storia che partecipano solo i maschi alla gara. Comunque Bakugo non partecipa e dorme, bravo. Mineta, mi pare inutile dire perché ha questa faccia. Cioè i tuoi genitori hanno implorato di mandarti in dormitorio. Shoto invece, ha sonno. Andiamo nella stanza di Kirishima, è ok, palestra, no, non mi piace. Shoji, non cazzo, ma come dormi? Sero... Wow, bellissima! Todoroki, ok, niente di che, meglio Sero, onestamente. E ultimo ragazzo, Sato. Chiffon cake in forno! Che bello che sei, ma questa è corruzione. Via le stanze femminili, giro, ma che cazzo? Cioè, come Kirishima, un po' di personalità oltre ai vostri quirk, regà? Toru, carina, dai. Oh, pure quella di Mina, non mi dispiace. Uraraka, tranquilla. Tsuyu invece pare che non si sentisse bene, quindi non partecipa. Onestamente non ti credo. Infine Momo. Beh, io ho una domanda. Come cazzo l'hai portato quel letto? Io boh. Votazione. Il re delle camere Sato. L'avevo detto che avevi corrotto tutti con la torta. Ora posso dormire. Shoto se ne va. Ma prima il quintetto di Bakugo. Usciamo? Oh, c'è Tsuyu fuori ad aspettarli. Regà, io volevo chiedervi scusa. Sono stata cattiva in ospedale. Ma vai, solo detto quello che pensavi. Cicina che piange, ma sorella dai, esageratissima. Cioè, in 5 su 19 sono andati, eh. Vabbè. Apprezziamo la cosa, dai, però nessuno ti incolpa. Rallegriamoci, diamoci dentro. Plus ultra e bla bla bla. Deku si impegnerà al massimo, come tutti immagino. E per iniziare bene una giornata da hero si inizia con un lavaggio di denti. Perché come fai a sorridere come All Might se non hai i denti puliti? Messaggio sponsorizzato da Mentadent. E si fa colazione dopo aver lavato i denti, mai capita sta cosa? In classe! Aizawa ripete che devono ottenere tutti la licenza temporanea. Ogni anno metà allievi durante l'esame non la ottiene. E per questo...
Dovrete ideare due tecniche speciali! Immagino con questi Hiro come sensei. Mettete i costumi e via in palestra. La Big Palestra, la TDL. Che nome de merda. Era l'unico nome senza copyright. Senza offesa, Roccia, è stata una sua idea. L'esame testerà praticamente se siete bravi Hiro, quindi non solo la forza, Bakugo. Logica, rapidità, capacità comunicative, carisma, leadership. Ma in effetti il combattimento è fondamentale. Sarà per questo che servono le tecniche speciali? Che poi ne servono due, ma di base ognuno un pochino, molto probabilmente ne ha già una in base al quirk. Cioè, la super velocità di Ida è di per sé una tecnica. Forse i pugni di Deku no, in effetti. L'allenamento di quirk serviva a questo in campeggio. E nei prossimi 10 giorni si compenseranno i disastri avvenuti lì. Via! Ojiro, sei banalissimo visto che attacchi con la coda. Mina, una fontanella. Almeno fai uno spruzzo migliore, unisci le mani. Ok, insomma insegnamenti vari mentre Deku usa il suo vero potere. Il cervello! Mi rifletti. Batti la fiacca. No, evito di rompermi non attaccando. Ok, esercitati sulla velocità. All Might spettatore, dovresti riposarti. Ma sono curioso! E lo odia Bakugo che ovviamente è mitico ma lo sapevamo già. Tutti comunque si allenano, addirittura Mineta sembra già averla una tecnica, wow! All Might parla con Deku. Consiglio. Smettila di imitarmi. E poi va a dare consigli anche ad altri. Ma perché non parli come mangi? Perché dovete arrivare da soli alle risposte? Finito ciò si elaborano modifiche varie ed eventuali costumi. Mentre Deku pensa. Pensa. Io non so come usare le braccia senza rompermi. Magari aumento un po' la mia resistenza. Uraraka e Ida lo raggiungono. Oh, il trio iniziale è esplosione. Perché credo di sapere chi c'è lì dentro. Eccola, ciao amore mio, Azume e tette, ok. Ciao regà, che come vi chiamate? Piccolo reminder e ciao, ho da fare. Aspetta, dobbiamo migliorare i costumi. Sì, ci penso io, sta buona. Il prof si prende tipo gli appunti dei costumi. Ci vorranno almeno 3 giorni tra modifiche, controlli burocratici, spedizione, bla bla bla. Ok. Richieste fatte, per fortuna, visto che Deku vuole solo allentare tipo un po' la tensione alle braccia, si farà velocemente il suo costume. Azume fa cose e si vanta un po' delle sue invenzioni, che bella che sei! Io volevo un sostegno per le braccia e quasi muoio! Idem per Ida! Ma che combini, quasi mi spezzi le gambe! Vabbè, puoi correre sulle braccia! Risolto! Deku ha la basic illuminazione come quella del microonde, capisce tutto da parole a caso. Comunque, lei è un po' così, ma è brava e ha tante idee. Fidatevi che è un genio. Un po' pazza, ma è un genio. Deku continua a riflettere. Ida, spiegami una cosa. Prima il costume. No, prima scappate da sta pazza ed altre esplosioni. Ma tutti vivi, dai, e l'allenamento continua. Passa poco e la divisa è pronta. Tokoyami ha la sua tecnica inoltre. Wow, Rashmon, armatura demoniaca. Bakugo? Esplosioni come proiettili piccini. All Might quasi morto, ma Deku spacca la roccia. Non con i pugni, ma con le gambe. Però brucia contro Bakugo. Un po' lo provochi, dai. La sua tecnica quindi, one for all, shoot style. Quindi Deku decide di usare le gambe invece delle braccia. Oh, ok, ci sta. Azume subito al lavoro, in estasi. E questo era un mini flashback, ma mo andiamo al presente. Azume ha sistemato un po' il costume creando robe alle scarpe di Deku, che poi si è fatto aiutare da Ida per capire come muoversi e sfruttare la nuova potenza. Io sottolineo che Deku non ha mai fatto un cazzo da solo, copia sempre un po' dagli altri, però secondo me ci sta, visto che il suo quirk è in pratica questo, un'unione di robe. All Might è molto fiero. Dovrebbe bastare per il tuo esame. All Might, hai rischiato brutto. Già, scusami giovane Bakugo. Fuori dai piedi All Might. Tutti hanno fatto delle migliorie, ma prima di poterle sfoggiare arriva la B. Tocca a noi. No, abbiamo ancora 10 minuti. Un orologio, bro. Lo stronzetto provoca. Ok, fatevi baciare tutti. Così noi della B invece passiamo tutti. Gli esami sono in luoghi diversi. Ah, ok, rip. E ci saranno anche altre scuole che faranno l'esame. Fico. E non sappiamo il contenuto delle prove. Insomma, siete un po' nella merda. Ma sti cazzi, voi addestratevi. Il tempo passa e manca una settimana. Wow, Tsuyu, fighi i capelli così. Le ragazze chiacchierano dell'esame. Ocha quel tipo in transe in ciuci. Hai una cotta. Per Ida o per Midoriya?
Madonna, che palle. Andiamo oltre, ma prima vediamo Uraraka che vede Deku innamoratissima. Sti cazzi. Il giorno dell'esame, discorsone basic. Date il massimo, plus ultra, bla bla bla. E... ma tu sei Tanaka, tipo! Gente di un altro liceo, lo Shigetsu! A livello della UA. Fico. Lui è forte, regà. Aspiranti Hiro, aspiranti alla licenza. Io non mi aspetto gente debole. E una tizia che fa una faccia a me. Ci sposiamo? No. Phil Usore, anche io glielo vorrei chiedere. Il suo quirk fa ridere la gente. Ok. A quanto pare è un'amica di Ezawa, insomma. Nonché insegnante. Ma tu sei un Deku cresciuto. E infatti quando vuole stringere la mano a Bakugo, lui lo manda a fanculo, proprio come con Deku. Sì, sei Deku cresciuto. E tutti conoscono i ragazzi della UA per il festival sportivo. Che studenti famosi. Non so se è una buona cosa, regà. Ecco anche la Ezawa di un'altra scuola. Ma se c'è, se è il suo gemello, cazzo, vuole dormire. Allora, siete 1540, gareggiate per avere la licenza. Ma sapete, ci sono davvero troppi ormai in mezzo. Poi dopo il bordello di Stain, i suoi ideali sugli eroi. Tecnicamente per le solite regole dovrebbero passare circa 770. Invece passeranno alla successiva prova in 100. Porco zio, il 10%. Che dirvi. Allora, regole. Ogni partecipante dovrà indossare questi bersagli in zone facilmente visibili. Avrete inoltre 6 palline con cui dovrete colpire gli avversari. Fate colpire tutti i vostri bersagli e verrete eliminati. Colpite il terzo bersaglio di qualcuno e avrete un punto. In pratica, se Todoroki colpisce 2 bersagli di Deku, ma è Bakugo a colpire il terzo, il punto va a Bakugo. Si passa l'esame con 2 punti. Fine regole. Mo vediamo i bersagli e le palline, poi un minuto e poi via, subito nell'arena. Azz! Vari terreni di gioco. Medusa, hai portato una fracca di studenti, usciamo insieme? No. Medusa, però... regà, gioco di squadra! Dicono tutti sì, tranne Bakugo, ovviamente, seguito da Kirishima e Todoroki che pure va a farsi i cazzi suoi. Ogni anno cambiano le prove. Però la UA ha una grande sfiga. Il mondo visione che hanno ottenuto al festival sportivo. In pratica loro non conoscono gli avversari, ma i loro avversari li conoscono, i loro quirk. Shit! E via l'esame con la grande tradizione della caccia agli studenti della UA. Cazzo! Ma tutti in difesa, perché sapete i loro quirk. Ma mica vuol dire che si faranno battere. Ma no, che bello questo esame!